Hey Cuj, prima di cominciare il video brevissimamente, in descrizione trovate un link ad un video che ho fatto, ovvero un bel po' di allenamento con gli yokai per aumentare di livello. Ho trovato in descrizione, è abbastanza lunghetto, penso una decina di minuti, ma le immagini sono mandate velocissime, quindi se volete andare a vederlo, perché è giusto che uno debba vedere se effettivamente uno yokai durante l'allenamento va KO o no. Questo dovrebbe essere il quinto capitolo e ora c'è Vela Nera se non erro. Oi. Dimmi che sta scherzando. Sì, questo è quello con Vela Nera. Papà, mi dispiace, io volevo solo fare contenta la mamma. E pensi che sia contenta ora? Hai idea di quanto sia importante quell'anello per lei? È suo anello di fidanzamento, come ho potuto perderlo? Papà. Non mi ricordo perché l'aveva perso. Forse... ah, per pescarci un pesce raro, mi sembra. Ora va là fuori e cerca, l'hai capito? Va bene. Che stai aspettando? In effetti è l'anello di fidanzamento. Secondo me è più importante dell'anello del matrimonio. Secondo me, Poi dopo fate voi. Magari chiedete anche ai vostri genitori se è più importante l'anello di fidanzamento o di matrimonio. Secondo me il fidanzamento è quello più importante. Ehi, hai sentito quello che feci sul laghetto dei pesci gatto? Che là si possono prendere dei pesci enormi con un'esca luccicante? Sì, infatti, quello che è successo. È la verità? Sandrone è sempre informato su queste cose. Dovremmo chiedere a lui. Che coincidenza, stavo proprio parlando di te. Ehi, Sandrone! Ciao, ragazzi. C'è qualcosa che non va? Ehi amico, tutto bene? Cos'è? Hai mangiato troppe merendine? Mia madre, ho perso il suo... E piange disperato. Non preoccuparti, Sandrone, non può essere così grave. Volevo catturare del laghetto di pesci gatto con l'anello di mia madre, però l'ho fatto cadere nell'acqua. Sono stato uno stupido. Mio padre ha chiesto la mano di mia madre con quell'anello. Avresti dovuto pensarci prima, Sandrone. Capisco che quell'anello sia così luminoso da attirare pesci, però... lo so, ho già chiesto scusa milioni di volte, ok? Solo che l'altra sera la sentite parlare e mia madre ha detto... deve essere per forza un segno. Voi due ve la caverete anche senza di me. È talmente arrabbiata da quando ha perso l'anello che se ne vuole andare. Davvero? Mi dispiace, ragazzi. Ora non posso proprio parlare, sono troppo triste. Sandrone, aspetta, Sandrone! Quasi non lo riconosco, è Sandrone che conosco io, è una roccia. Mi dispiace molto per lui. Ma secondo me più che altro è preoccupato per il fatto che il padre l'ha sgridato, più che ha perso l'anello della madre. Purtroppo non possiamo fare niente per lui. Avevamo morale a terra, eh? Non l'ho mai visto così, povero Sandrone. Secondo te possiamo aiutarlo a ritrovare l'anello? Beh, Nate, di certo ci possiamo provare, no? Se lo aiutiamo ora che ha bisogno di noi ci dovrà un favore. E volevo dire, fare una buona azione è già una bella ricompensa, no? Ancora una volta gli amici yokai ci possono tornare utili. Forse stringere amicizia con un yokai d'acqua ci aiuterebbe a trovare l'anello. L'altro giorno stavo studiando un po' gli yokai, per caso conosci i Kappa? Ma certo, non credevo che gli umani sapessero della loro esistenza. Vivono nei fiumi, giusto? Hai proprio studiato, vedo, sono colpito. Andiamo al fumo e proviamo a vedere se riusciamo a trovare qualche kappa. Sì, praticamente ora l'anello nel laghetto. Dobbiamo fare amicizia con Kami Kappa, ma non lo userò comunque sia. Anche dovesse tornarci utile, non lo uso perché non è giusto. È una Nuzlocke. Bene, e ora che mi sono allenato un pochettino possiamo continuare. Ma prima c'è un'altra strada che voglio controllare, che non ho controllato appunto nel video, se l'avete visto, che trovate, di cui trovate il link in descrizione. Allora, il primo yokai che troviamo qui è Skelebella. Teskiant, sì, Skelebella è un altro yokai. Troviamo Teskiant che, beh, insomma, far diventare amica Teskiant... Non so. Ad ogni modo, per chi non ha visto il video, ho allenato gli yokai, ho perso Tristina, che ho rimpiazzato con Fragman. Inoltre ho preso Padezoma nella via che si trova nel tempietto Zen, nella via dietro al tempietto
al tempio della retta via, tempietto Zen, e l'ho messo in squadra. Ora sono tutti quanti sopra il 15, sopra il 16 a dire il vero, tranne appunto Fragman e Patezoma, e va bene così. Comunque sia, questa strada volevo farla giusto per vedere appunto... Ah, sopra 17, non sopra 16, sopra 17. Volevo venirci giusto per vedere chi c'era e quale strumento trovavo qui. Inoltre le fogne sono... Da quale parte si entra non importa, sono tutte della stessa sezione, fanno parte di un'unica sezione grande. E quindi quello che il primo che trovo nelle fogne... è quello che può entrare nella squadra, ma al momento non mi interessa. Inoltre, vabbè, sempre dal video, se l'avete visto, oh mio Dio, quello è un ladro yokai. Dove è andato però? Ah, eccolo, va a Teskent, la controparte di Teskent. Teschianoia. Oh no, mi beccata, mi chiamo Teschianoia, ciao. Sto scappando, sono ricercata per aver infangato il tratto del preside. Credevo che avrei fatto più figura con la pelle più lucente, più idratata. Ciao ciao. Ma cosa? È scappata? Oh no, non posso più ritrovarla. Ad ogni modo, sì, forse devo ritrovarla da qualche altra parte. Volevo dire, andiamo a fare la Swat Kai e poi dopo possiamo tornare appunto alla storia principale. Tribù degli spaventosi o tribù generosa? La tribù generosa non mi interessa molto, mentre gli spaventosi un pochino di più. Però posso usarne solo una perché sono a rango D e perché posso usare una moneta, o meglio la slot Kai in teoria, una volta quando aumento il rango dell'orologio. Yokai, 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 grande! C'è il ladro. Ok, siamo in riva al fiume, dobbiamo cercare appunto il K. Oh mio Dio, era lui? Ah sì, il girasole, sembrava un girasole, più che la testa del K. Di Kami K. Ha trovato Kami K. Kami K. Questo è Kami K, come avrai capito, no Yukai K. Sembra molto stanco. Voi riuscite a vedermi? Chi siete? Io sono Nate, ti senti bene? Non lo so, mi stavo allenando per le prossime gare di nuoto in stile K. Come nuota un K? Ero così preso dall'allenamento che mi sono dimenticato di mangiare. Ho tantissima fame e sono così debole, se solo avessi un po' di pesce. Oh, che disgrazia. Ho i crampi dalla fame, vorrei del pesce ma non riesco a muovermi. Se qualcuno potesse pescare un pesce per me, fare qualsiasi cosa in cambio. Caffè. Sto morendo. Per caso hai letto qualcosa sui K e sul loro essere un po' manipolatori? Tranquillo, vorrei essere d'aiuto ma non so come potrei pescare. Ecco, già si è ripreso. Se avessi una canna da pesca, pescheresti un po' per me? Certamente. Splendido. Ho giusto una canna da pesca per te. E questa è la canna da pesca che ci dà il K. Finalmente si posso attivare un'altra missione, mi sembra. Proprio qui nel fiume, ok. Le carpe, giusto? Tre carpe in arrivo. Dovrei trovare anche un tonno scelto per Jibanyan, ma non mi ricordo quando si può trovare del tonno scelto o se si deve pescare, anche perché bisognerebbe andare al mare per pescare, quindi più in là nel gioco anche fosse. Non troppo più in là, però... Oh, bene, e intanto una è presa. Mi piace molto di più lo stile di pesca di Yokai Watch 2 e 3, perché almeno su 2 e su 3 sei tu a decidere quando tirare la lenza, se tirarla di più, se tirarla di meno, e quindi è più facile pescare, la pesca risulta molto più semplice. Però, vabbè, dopo è ovvio che col tempo lo stile dei minigiochi va sempre più a migliorare. E mi sa che... Ah, c'è un'altra carpa qui. Va, preciso, ragazzi, va. Mettiamo pure questo. Ok, ci siamo. Per un pelo proprio. E anche la terza carpa è presa. Non c'è più niente, meno male. Non devo trovare altro. Perché sono uno che cerca di completare sempre al 100%. Quando sta in un'area. Ho una fame. Sì, hai fame. Ok, tieni tre carpe, mangiale. E vieni in squadra automaticamente, purtroppo. Yokai Watch 1 per fare la Nuzlocke è la cosa peggiore proprio, perché tutti quanti gli yokai ti diventano amici in modo automatico. Beh, anche il 2 non è che il 2 sia un po' chissà tanto diverso.
Kami K Quack. Soprannome no, perché a parte che soprannomi io non sono abituato a darli. Difficilmente mi ricordo, proprio ci devo andare. Ci devo stare con la testa, proprio con i soprannomi. E oltretutto è uno yokai che non potrò usare nella Nuzlocke, quindi se mi crepano tutti e sei gli yokai della squadra ne ho solo un altro da cui poter ricominciare, purtroppo. E non penso che si possa avere una squadra composta da un solo yokai, giusto? Quindi non potrei neanche farlo. Adesso c'è la battaglia contro Vela Nera. Sono pronto! Di oggetti curativi ce li ho, però non è il livello degli yokai che mi preoccupa, è il livello di Vela Nera che mi preoccupa, non di miei yokai. Potrei allenarmi all'infinito prima di andare a combattere contro i boss, loro saranno sempre a quel livello. Però Vela Nera, non lo so, forse è un livello più alto di quello che penso, non so. Sandrone! Ehi Nate, che ci fai qui? Volevo cercare l'anello di tua madre, magari posso aiutarti. Davvero? Bene, sono già stato messo a corrente di tutto. Stiamo cercando un anello smarrito, giusto? Lasciate fare a me. Ehi, che sei diverto a spruzzare tutta quell'acqua? È stato il mio amico, vediamo se riesce a trovare l'anello. Certo, uno vede dell'acqua che si agita da sola. Ehi, cos'è stato? Cosa sta succedendo? Ti ho detto, è il mio amico, è invisibile per te. Attenzione, bagnanti! È severamente vietato tuffarsi! Ah, quello spruzzolo gigantesco! Ma cosa sta succedendo? Durante il mio turno di vedetta non sono ammessi nuotatori folli. E le regole vanno rispettate. Uscite subito dal laghetto. Ma io non... Perché? Iniziano a caso le lotte qui. Quindi praticamente lui nel primo Yokai Watch non voleva bagnanti, non che si buttassero cose nel laghetto. Questo stilo è un po' piccolo e un po' fastidioso. Boh, inizio con loro tre, non saprei. Velocità, forza, spirito, difesa. Andiamo con la forza su Cicalama. La cosa poi che mi dà fastidio di Vela Nera è che lui chiama gli alleati. Vabbè, però fai danni Vela Nera, accidenti. Ok, caricato anche lui. Colpo dall'ignoto! Vai Neko-chan, ora che sta pescando il suo amichetto. Bene, quello attacco tutti e tre attacco, quindi non c'è problema. Onigiri compagna per ricaricare la vita. Ah, sì. Il pesciolino lì fa recuperare la salute. Pesca singola. Allora, fammi un po' vedere. Talismano difesa su. Proprio su Soma. Attacheo. Attacqueo, sì, però sarebbe da leggere Attacheo. Perché il nome appunto è quello. Attacheo sta a indicare. È una cosa un po' particolare. Bisognerebbe leggere il nome inglese e il nome giapponese e mischiare tutto quanto in un'unica frase. In un'unica parola. Illuminato, sì, vabbè, il senso del gioco di parole è sempre quello. Mandatelo giù, bravi. Oh mio Dio, aspetta, te che è pronto Cicalama. Bene, Soma ora attacca, tutti e due attacca, quindi sto tranquillo. Soldi, No, lui, fatemi fuori lui, per favore. Fatemi fuori lui. Quello di supporto deve sempre andarsene via. Perfetto. Dai che lui è pronto. Non importa chi attacca, basta che attacca. Quello di supporto, va bene, va bene. Grande. È andato. Ok, si becca tutto quanto la furia zampettante. Pensavo di più, pensavo. Io ragazzi devo stare sempre allerta con i punti dei miei yokai. Pesca singola, ok? Chi è? Chiunque sia te lo faccio fuori. Sparacqueo, no! Sparacqueo! Sembra così scaracchio. Attenzione.
Oh, wow, 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 wow. Ehi. Ok, ci siamo sempre. Ehi, 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 ehi. No, devo stare molto attento nella Nuzlocke. E penso che per il prossimo boss mi allenerò ancora di più, sapete? Ok. Massima potenza. Pescalo pure, pescalo pure. Te lo faccio fuori. Taglio della cicala! Oh! No, 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 bueno, no, bueno. Perché parlo? No, 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 germoglio di bambù. Meno male. Non gli piace. Gibania, te lo fai piacere per forza. Che cavolo, non è che sto qua a cincischià. Devo farti recuperare la vita. Non me la voglio tirare a male, ma... Non ha fatto neanche... Non lo vorrei dire. Facciamo fuori lo sto pu... Eccola, neanche un Energy Max! Neanche un Energy Max ha fatto! Fatto bene, vela nera! Mamma mia, quanto è stata facile sta lotta! La più semplice di tutte, anche più facile di quella di contro Trisalamandra. E tanti punti esperienza, che bello! Oh, dovrebbe evolversi al 15 se non sbaglio, Fragman. Se non erro, Quindi potrei farlo salire con un'esfera se ce l'ho. Ah no, l'ho sprecata su Gibanian, quindi l'ho sprecata. Usata su Gibanian, quindi non ce l'ho. Mi sarei aspettato che i bagnini fossero più rispettati. Mi deve essere del laghetto, dei pesci gatto di cui parlano tutti. Ti ho sentito. Eh sì, è corretto. Non ci si può tuffare nel mio laghetto. Gli spruzzi improvvisi spaventano i pesci che sono qui in villeggiatura. Davvero? Non lo sapevo, mi dispiace molto. Anche a me, credo di essermi fatto prendere la mano. La prossima volta state attenti, non vorrei dovervi dare un'altra lezione. Non potrei sopportarlo. Ok, signor Vela Nera. Ehi, Nettle, Nera è stato un sasso sul fondo del laghetto. Anello speciale. In realtà dovrebbe essere un bigiotteria, non un anello davvero particolare, davvero prezioso. A quanto pare il mistero delle scaluccicante è svelato. Ma perché vai anche tu in mezzo all'acqua, Nate? Ti bagni le scarpe nuove. Scarpe, sono più stivali. Cosa succede, Nate? Questo è un luogo stregato? Non lo so, forse il re del laghetto dei pesci gatto c'entra qualcosa. Però credo di aver trovato qualcosa che ti appartiene. Quello è... Cosa? Come hai fatto? Dove l'hai trovato? Questa faccenda mette i brividi. Non l'hai visto saltare fuori dall'acqua tra tutti quegli spruzzi? Sì, ma chi ha fatto quegli spruzzi? È stato proprio un colpo di fortuna. Oh, Nate, grazie dell'aiuto. Devo riportarlo subito a mia madre prima di perderlo un'altra volta. Dovrò chiederle scusa di nuovo, non so più cosa dirle. Ehi, Nate, ti andrebbe di venire con me? Perché? Vorrei avere un amico al mio fianco, non credo di farcela da solo. Mi farebbe piacere aiutarti, Sandrone. Andiamo, fammi strada. Ok, ok, ok. Sei sicuro che ve la caverete senza di me? Mi inventerò qualcosa, non ti devi preoccupare, Sandro capirà. Ho lasciato una lista con le cose che mi serve sapere. Oh no, siamo arrivati troppo tardi. Mamma. Sandro, cosa ti è successo? Perché sei bagnato fradicio? Mamma, mi dispiace, stavo troppo male e sono andato a cercare l'anello. Non ci pensare più, Sandro, era solo un pezzo di bigiotteria. Bigiotteria? Ti ho chiesto di sposarmi con quell'anello. Che cosa stai dicendo? Ma se ne hai vinto le macchinette? Non dirmi che non ti ricordi più il nostro anello di fidanzamento. Oh, certo che me lo ricordo. Tuo padre è un bravo uomo, Sandro. A volte però fai il birichino. Non tolgo mai quell'anello, lo sai. Lo mostrerò anche ai miei vecchi compagni di classe nel weekend. Quale weekend? E quali vecchi compagni? Sandro, sarai tu l'uomo di casa in mia assenza. Abbi pazienza con tuo padre. Un momento. Sandro è l'uomo di casa, quindi vuol dire che la madre è la donna, l'uomo di casa, anche se... Come funziona in Giappone? Sì, è una battuta, lo so, però io devo capire le cose, se no
Ma la mamma di Sandrone sta solo andando nelle di ex compagni. A proposito, devi rispondere all'invito per la cena di classe dei 200 anni. Non vedo l'ora di vedere chi ha perso i capelli. Oltre a te, intendi? Comunque, che polverone per un semplice anello. Almeno è stata un'occasione per rafforzare l'amicizia con Sandrone. Sì, hai ragione, devo ammettere che è stato divertente. Ma si conosceranno da quando avevano 5 anni, probabilmente. Dall'asilo, praticamente, si conosceranno. In Giappone funziona grosso modo così. Ti perdi di vista con i tuoi amici quando vai al liceo. O alle superiori. Dalle superiori in poi ti inizi a perdere un po' di vista. Ad ogni modo, il capitolo finisce così e inizia quell'altro quando Pontepadre perde i suoi documenti. Oggi è quella riunione, perciò stasera farò più tardi del solito. Non stai dimenticando niente, vero? Non credo, a stasera. E dimentica se la ride. Bene, ho ancora un po' di tempo per dare un'occhiata a questi prima che... Prima che dimentica ti faccia scordare tutto. Cosa stavo facendo? Oh, ecco il treno! Wow, di già! Sì, praticamente la linea... Lui va a prendere il treno a Campo Fiorito per andare a Valdoro Centro. Farebbe prima a piedi, veramente. Oh, sembra che qualcuno abbia dimenticato dei documenti importanti. Oggi prevedo panico in qualche ufficio in centro. E anche un licenziamento. Oh, è papà. Oh no, Nate. Papà ha dimenticato i documenti importanti alla stazione dei raggi di sole. Può andarli a prendere e portarglieli al lavoro? Il capostazione ha trovato una busta con il nome di papà. Non preoccuparti, mamma, ci penso io. Fai presto, per favore. Ha una riunione importante che inizia tra poco. Va bene. Non avrebbe dovuto dimenticare una cosa così importante, non trovi? No, è strano. Magari l'ho distratto qualcosa alla stazione? Forse, però mi chiedo... Beh, vedremo dopo. Alla stazione dei raggi di sole? Tuo padre ha davvero bisogno del nostro aiuto. Un padre smemorato? Ah! Inizia e finisce con un attimo solo. Va bene. Ad ogni modo... Direi che possiamo anche concludere qui per oggi. Cuggio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!